Ciao a tutti, amiche ed amici, carissimi, ben ritrovati. Allora, eccomi qui nuovamente, vedete, oggi sono proprio messa comoda nella mia cucina e ho approfittato, non so se vedete, questa splendida luce naturale che entra. Oggi c'è a Roma una giornata fantastica, direi proprio primavera, ormai davvero sta bussando alla porta, d'altronde oggi è il 1º marzo. Allora, ho detto, perché no? Un bel video di quelli che piacciono a me, spero che piacciono anche a voi, di andare a scatenare le nostre idee, come dico sempre io, e nel creare diciamo, la forma per eccellenza. Vuoi orecchini o collana o bracciale, anche orologi direi, o anelli con la forma per eccellenza. La prima delle forme che si va a realizzare, che è quella a forma di cuore. Quindi io direi di andare a cominciare e io userò sempre il filo metallico per fare questa cosa. Io vi mando un bacio, io tra pochissimo. Allora, rieccomi qua. Dunque, per realizzare questo ciondolino o per ciò che deciderete di usarlo, ci servirà sempre la nostra pinza con le punte coniche, la tronchesina che ci servirà per spezzare il filo nei punti giusti. Io ho preso una penna o comunque voi potete prendere anche qualunque cosa vi possa rendere utile a fare nella parte centrale per farla venire il modo più modellato possibile nella parte centrale per andare a formare il cuore. Bene, direi che detto questo possiamo andare a cominciare. Allora, io ho evitato di spezzare il filo. Perché non ho deciso la quantità di filo che ci può servire per fare questo cuore. È sempre a discrezione nostra, secondo di quanto lo vogliamo più grande o meno grande, il cuore stesso da realizzare. Ok, direi che possiamo andare a cominciare. Quindi che cosa facciamo? Pieghiamo, anzi, scusate, io mi aiuto in modo da farlo venire il più modellato possibile con il mandrino, questo aggeggio che mi avete visto usare, eccolo qua, nei diversi video per dare la forma ad esempio agli anelli. Ok, io in questo caso oggi 1, 2, 3, 4, 5 lo vado ad usare nel quinto anello in modo da dare, vedete, la forma giusta alla parte del cuore. Bene, detto questo, andiamo piano piano. Scusate, ogni tanto io dimentico che sto davanti alla videocamera e andiamo a piegarlo, vedete, per andare a formare la parte centrale. Allora, la parte, vedete, che comincia a prendere forma. La parte centrale, io direi che potete decidere voi tranquillamente se la volete più grande o meno grande, a seconda di come volete realizzare la forma del cuore. Allora, fate un giro, dopodiché, in modo da far venire la forma sempre del cuore, riprendiamo il mandrino, vedete, e diamo una forma circolare il più omogenea possibile. Guardate, già questo cuore prende forma. Io non volevo realizzare il classico cuoricino con quello che si vede di classico, no, tutto quello bombato. Io lo volevo un attimino diverso ed ecco qui. Allora, adesso che facciamo? Andiamo a spezzare il filo, il resto lo mettiamo da parte. E avendo ormai creato, diciamo così, la base per il cuore, vedete già più o meno la forma, direi che ci siamo, possiamo andare a decidere quale dettaglio vogliamo andare a dare al nostro cuore. Ok, diamo un'ultima forma, vedete? Perfetto. E prendiamo questa, la parte più corta, vedete? E io lo vado piano piano a girare in modo, si vede spero, da bloccarlo, da chiuderlo. Ok? Guardate, vi faccio vedere.
Vedete? Ok. Allora, per eliminare, ovviamente si fa sempre in tempo a modellarlo poi alla fine con le mani perché adesso deve essere abbastanza manipolato. Allora, per eliminare, vedete queste parti qui che magari tagliandolo con la tronchesina possono risultare un attimino spigolose, il suggerimento è o di prendere anche la carta vetrata, un pezzettino, e andare tranquillamente a limare la parte che è un po' ruvidina, so se riesco a farvelo vedere. Ecco qua. E allora, qui si tratta solo di decidere quale dettaglio volere dare a questo cuore. Con questa lunghezza oserei dire che si potrebbero addirittura creare un cuore nel cuore, un cuoricino più piccolo vicino a questo qua. Allora, invece no, ho deciso di dare semplicemente una forma, magari ve lo faccio in un altro video, una forma più carina, così una rifinitura diversa del classico cuore. Allora, e cominciamo. Cominciamo a piegare. E ancora un altro giro. Vedete? Aspettate, perché ok. Io suggerisco sempre di fare con cura, con calma. Questo è anche un momento di rilassatezza. Una volta che avete, siete andati avanti con alcuni giri, vi potete aiutare anche semplicemente con le mani. Vedete come si piega tranquillamente? Ok. Dopodiché, pieghiamo. Aspettate, questo qui lo avviciniamo. Guardate. Aspetta. Olè. Cominciamo dall'altra parte, direi. Così, guardate, guardate un po', vi faccio vedere. Ok. Cominciamo, avendo fatto queste pieghe, diciamo così, ad avvicinarlo piano piano e un pochino al cuore stesso, guardate. Ok, piano piano e spingete, guardate, vedete? Ok, vi potete aiutare con le pinze ovviamente sempre se la situazione si fa un po' complicata, nel senso che si fa un po' più dura e avete magari paura che si possa rovinare. Ok, e ricominciamo. Avvicinarsi, avvicinarsi. Ok, diamo una spinta con la pinza, mettiamo tutto dritto e riandiamo a modellare nuovamente il cuore sopra, dato che è stato parecchio manipolato questo qua. Dunque, con le mani andiamo ad aiutarci, guardate. Per dare la definizione al cuore, vedete? Bastano leggeri movimenti delle mani, guardate, vedete il lato del cuore? E decidere come ridefinirlo, ok? Stringiamo un pochino qua. Se vedete che la situazione è un po' complicata, vi aiutate giusto un attimo. Ecco, vedete così. Con la pinza e anche in questo caso o con le mani. Ok, aspettate. Ok. Vedete qua? È un cuore un po' particolare, non è il classico cuoricino che potete incontrare per strada, diciamo così. Ok, io mi aiuto con il mandrino. Ok, vedete? Aspettate. Ok. Allora, voi continuate a lavorarlo finché il cuore non raggiunge la forma che desiderate. Ora, questo qua non sarà uno di quei classici cuori. Tutti perfetti, non lo volevo così. Lo volevo un po' al di fuori delle classiche forme. Diciamo così.
Allora, alla fine vi ricordate, ancora da terminare, vi ricordate che volevo la parte inferiore che l'avevamo raccolta in questi giri che abbiamo fatto fare al filo, realizzando altri due pieghe e spingendolo verso l'altro. Il tutto l'ho preso, vedete, vi faccio vedere. L'abbiamo semplicemente preso e piegato verso su e così. Eccoci qua. Vedete? Allora, questi sono sempre. Allora, la rifinitura del cuore è sempre molto soggettiva. Oggi mi sono messa qui senza neanche pensare a cosa fare, cosa non fare. Avevo proprio voglia di nulla, mettermi qua seduta con i miei fantastici fili metallici e vedere cosa veniva fuori. E la voglia era quella di realizzare un cuore. Ma di realizzare un cuore non necessariamente con la perfezione della classica forma del cuore, ma come veniva, senza pensarci tanto su al dettaglio. Io penso che ognuno di noi pensi alla forma del cuore o in generale alle forme delle cose a seconda di come il nostro occhio lo possa vedere. Allora, io direi che il mio cuoricino, gli ultimi dettagli, eccoci, il mio cuoricino possa formarsi anche qui, guardate, vi faccio vedere, anzi aspettate, le ultime, ok, rifiniture. Questo è il mio cuoricino, una delle tante forme che ho dato. Allora, lo metto qui, vediamo se si vede meglio. Ok, come potete vedere non è il classico cuore, come ho già detto, dalla forma perfettina nella parte di sopra, ma così, come oggi il mio pensiero vedeva il cuore. Allora, io mi fermo qui. Ho fatto questo video così, senza pensarci più di tanto, con la voglia di stare un po' in vostra compagnia. Io vi ringrazio. Bene, eccomi qua, bentornata a me con voi. Dunque, allora aspettate, ecco così si vede meglio. Eccomi qua con il mio cuoricino, vedete com'è venuto carino? Semplice, con un piccolo dettaglio che fa la differenza. Ovviamente voi potete aggiungere dei piccoli dettagli, come ad esempio delle piccole perline qui, legandole con il filo più sottile, sempre quello di metallo, e dare la forma che volete al cuore. Vi sarà capitato di vedere svariati ciondoli o ciondoli per collane o orecchine a forma di cuore, ma delle forme più strane, insomma. Io oggi lo vedevo così, un cuore non perfetto, se così posso dire. Lo vedrei anche, guardate, per degli orecchini direi molto carini, o con per un ciondolo carino, oppure niente di strano, io l'ho visti. Se avete presente, o magari un attimino più piccolo, avete presente questi tipi di nastrini o anche il filo di caucciù montato sul cuore, farlo diventare anche un simpatico bracciale. Ok, io spero che questo piccolo video fatto così senza pensarci più di tanto vi possa piacere. Io vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Voi ce ne fate tanto a noi. Vi mandiamo un grosso bacio, un abbraccio gigantesco. Iscrivetevi al nostro canale, siamo sempre in attesa dei vostri commenti, dei vostri like e qualunque suggerimento ci vogliate dare. Vi ricordo sempre i nostri contatti su Facebook, io insieme al mio cuoricino abbiamo un gruppo aperto, una pagina, abbiamo anche il nostro fantastico blog pieno di curiosità. Un giorno ve ne parlerò, dedicherò un video solo a questo. E Instagram, dove ogni giorno, anche più volte al giorno, vi intendiamo informati di quello che facciamo. Vi ringrazio ancora, un bacio e alla prossima. Ciao, ciao cuore.